è un po' frutto di quello che vediamo sul mercato, no? Quindi ritorno al discorso dell'utilizzare i certificati come punto di ingresso sul mercato equity, sul mercato azionario, in un momento in cui l'incertezza però sussiste e persiste, perché è un po' da inizio anno che vediamo mercati in più incerti rispetto a quello che è l'anno scorso. E in quest'ottica uno dei prodotti, delle tipologie di prodotti che abbiamo visto sta generando interesse già da aprile, quando ne abbiamo lanciato il primo, se vogliamo, è quello che noi chiamiamo low barrier. Low barrier vuol dire che sostanzialmente le barriere sono profonde, sono basse. Sappiamo che sul mondo dei cash collect le barriere le abbiamo viste in alcuni anni al 70%. Al 60%, siamo poi passati al 50%, ma il 50% è sempre stata un po' una soglia sia psicologica ma anche di trading, di rischio lato emittente, tant'è che non tutti gli emittenti possono proporre appunto barriere sotto il 50%. Ecco, in questo devo dire, grazie al nostro trading, alla nostra strutturazione, BNP Paribas lo può fare e lo sta facendo, e stiamo proponendo dei certificati che hanno una barriera, in questo caso al 40%. Per chiarire, perché magari ci si confonde, quando una barriera è al 40%, significa che il sottostante può perdere fino al 60%. Quindi noi stiamo proponendo delle strutture che proteggono il capitale a scadenza e pagano premi anche qualora i sottostanti perdano il 60% rispetto al valore iniziale a cui sono iscritti all'interno del certificato. Quindi proponiamo un certificato, costruiamo e emettiamo un certificato, valutiamo quello che è il valore attuale dell'azione, delle azioni all'interno del certificato e ammettiamo una perdita di queste azioni fino al 60%, e ciononostante appunto il certificato mantiene la caratteristica di proteggere il capitale a scadenza e di pagare i premi. E questi sono chiamati appunto certificati di tipo low barrier. Anche qui ho delle slide a proposito che posso condividere, sempre andando a vedere quelle che sono le caratteristiche principali. Io ho portato una slide che rappresenta l'emissione di luglio, poi come vi dicevo è un'attività che abbiamo iniziato già a marzo, aprile, quindi sul mercato troviamo prodotti emessi in vari frangenti, ma hanno delle caratteristiche comuni, e quindi uso quella l'emissione di luglio, diciamo, per raccontarvi quelle che sono le caratteristiche generali, e poi magari con Pierpaolo andiamo a vedere qualche prodotto più nello specifico. Di nuovo, in questo caso quali sono le caratteristiche chiave? Sono dei premi mensili, quindi non andiamo a trimestre ma andiamo ogni mese, con premi che hanno anche qui l'effetto memoria e che vengono pagati qualora appunto i sottostanti siano al di sopra della barriera. Come dicevamo, la barriera è posta al 40%. Poi il funzionamento in questo caso è molto classico, quindi premi ricorrenti ogni mese. Dal sesto mese c'è la possibilità di scadenza anticipata, come anche per gli altri maxi di cui parlavamo prima. E a scadenza questi prodotti durano 2 anni, permettono protezione e pagamento del premio qualora le barriere non siano violate. In caso contrario, invece, qualora una barriera sia violata, si ha il classico schema di un cash collect, dove appunto il certificato segue la performance negativa del peggiore del basket. Quindi in questo caso se vogliamo, l'aspetto, diciamo, è lo scenario più negativo per chi investe in questi prodotti, perché in questo caso si vedrebbe persa la protezione del capitale e anzi, ci sarebbe una perdita nel valore nominale del certificato che parte da 100 euro, ma in questo caso appunto andrebbe a seguire quella che è la performance negativa del sottostante che ha performato peggio. L'idea di avere barriera al 40% su nomi, soprattutto italiani, devo dire è stato particolarmente vincente, anche perché un prodotto su tutti, quello con Basket, Intesa San Paolo e Unicredit, che poi abbiamo rifatto proprio perché siamo andati a corto della carta disponibile, cioè abbiamo venduto tutti i titoli che avevamo creato, è su un Basket di Intesa e Unicredit. Come possiamo vedere, posso scorrere velocemente alcune proposte, anche qui tutte con barriera 40,
con 40 i primi tre, con 45 gli ultimi due, Unicredit, Stellantis, STM, un prodotto su Intesa San Paolo e Unicredit, che è quello di cui vi parlavo prima, piuttosto che altri nomi come Unicredit, Stellantis e Leonardo, e ancora via via. Poi, come vedete nella seconda slide, abbiamo anche proposto la stessa, devo dire anche, se vogliamo, interessante, ad esempio se guardiamo il primo di questa slide, quindi andando su sottostanti più volatili, abbiamo un Airbnb e un Carnival con barriera al 40%, ma con premio mensile del 2,4%, che porta quindi il rendimento annuo a 28,8%. Lo sottolineo in un certo senso perché la volatilità di questi sottostanti viene sostanzialmente usata e condensata all'interno di un certificato che ci permette poi di fare delle barriere molto profonde, appunto, ma come un po' accennavo in apertura del programma, senza troppo, se vogliamo, pesare su quello che è la parte di rendimento. Quindi in questo momento, visto il contesto dei mercati, siamo in grado di creare delle feature, delle caratteristiche molto difensive all'interno del certificato, ma allo stesso tempo riusciamo a non diciamo pesare troppo, non peggiorare troppo quella che è la parte di rendimento. Lo stesso anche ritornando alla slide precedente, possiamo vedere come comunque anche su nomi meno volatili, comunque con barriere profonde del 40, arriviamo a rendimenti di tutto rispetto, perché ci avviciniamo al 10% o anche nel terzo caso con un Credit Stellantis Leonardo addirittura andiamo al 13,2%. Quindi siamo in grado di offrire rendimenti di doppia cifra anche su nomi domestici e comunque molto conosciuti, ma tenendo delle barriere molto profonde. Pierpaolo conosce molto meglio di me anche il mercato degli altri emittenti, quindi potrà in qualche maniera dare un contributo su questo, però mi sento di dire, ecco, che è una caratteristica che in qualche modo ci distingue sul mercato, perché riusciamo non solo a farli, ma riusciamo a farli anche su molti nomi, e questo è qualcosa che distingue BNP Paribas magari da altri emittenti.